Ti parlerò di Utenia, ma penso che ormai molti di voi conosciate la nostra situazione. Una vendita fraudolenta a dei manager, a un imprenditori inesistenti che hanno prosciugato le risorse materiali, economiche, le commesse che aveva questa azienda. Abbiamo tentato in tutti i modi di coinvolgere le istituzioni, prima il Ministero dello Sviluppo Economico, poi la Presidenza del Consiglio, ma solo parole di solidarietà, senza nessun fatto concreto ci ha consentito di poter agire e reagire a questa situazione. Noi siamo di Brugnano Milanese, Angelo Utenia, siamo venuti a Roma in quanto la politica deve fare qualcosa al più presto possibile per riuscire a risolvere la nostra situazione. E noi chiediamo che il governo porti l'azienda in amministrazione straordinaria e al termine di questo trovi le soluzioni per mantenere 2.000 posti di lavoro. Noi discutiamo il fatto che degli ammortizzatori, si parla degli ammortizzatori sociali, noi in realtà è da settembre che non vediamo un euro. Per noi la difficoltà ulteriore di dover campare con 700 euro al mese è quella anche di trovare queste 700 euro al mese. Questi lavoratori non soltanto non vedono una prospettiva, una via d'uscita sul piano della politica industriale a tutela del lavoro e dell'occupazione, ma soffrono anche terribilmente gli effetti di questa crisi. Abbiamo presentato una proposta di legge perché nel caso specifico di Utenia e simili situazioni si proceda con un atto di governo immediato alla amministrazione controllata di questa azienda per sottrarla alla speculazione, per sottrarla al gioco delle scatole cinesi. Vogliamo vederci chiaro, ci inquieta che nel consiglio d'amministrazione o amministratore delegato ci sia un qualcuno che è legato al presidente del consiglio a Mediaset. Noi non vorremmo che dietro tutte queste cose ci fosse il tentativo di mettere le mani sulle fibre ottiche, perché è scandaloso che un'azienda dell'information technology come Utenia, che dovrebbe essere il fiore all'occhiello, il futuro di questo paese, corra il rischio per giochi di bassa speculazione di mettere sul lastrico i lavoratori. Noi vogliamo discutere e risolvere i problemi delle persone. Se siamo di fronte alla crisi più grave del dopoguerra, non si risolve con un po' di ammortizzatori sociali, non si risolve se non si migliorano le coperture, non si risolve se questo paese non dice con chiarezza qual è la prospettiva di sviluppo e qual è la politica industriale. E alla Camera, noi in Commissione Lavoro come Partito Democratico, insieme ad altri partiti, abbiamo portato proposte di legge che alla fine sono diventate una sintesi di tre concrete proposte attuabili. La prima è di allungare la durata della cassa integrazione ordinaria da 12 mesi, noi volevamo portarla a 24, abbiamo trovato un accordo a 18 mesi, un accordo intermedio. Perché? Perché la cassa ordinaria è quella cosa che ti fa sentire ancora dentro l'azienda, dipendente dell'azienda, non la straordinaria che ha dietro l'angolo la mobilità e il rischio dell'eccedenza e del licenziamento. La seconda proposta è stata quella, penso ai lavoratori dell'Utenia e al lavoratore che ha parlato prima. Ci sono situazioni, le vogliamo dire, nelle quali i lavoratori non hanno più lo stipendio da mesi e non sono né cassa integrati, né licenziati, né in mobilità. A queste situazioni bisogna porre rimedio e noi abbiamo chiesto di istituire presso l'INPS un fondo per pagare queste mensilità, abbiamo trovato anche le coperture. La terza proposta è quella di dare ai lavoratori a progetto, ai nostri figli, ai più giovani che vengono licenziati, non soltanto il 30% ma il 60% di indennità, di allargare le persone coinvolte utilizzando le risorse che hanno avanzato, perché pochi, solo 1.800 hanno utilizzato questa risorsa. Queste proposte sono diventate unitarie di tutti i partiti, compreso il Partito della Libertà, compresa
la Lega Nord. Ma perché queste proposte non possiamo portarle questa settimana in Parlamento? Perché il ministro Sacconi ha detto di no, ha detto che tutto va bene, che non c'è bisogno di queste cose. Queste devono essere le nostre richieste, queste sono le nostre proposte, continuiamo questa battaglia, restiamo uniti.